Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Menz, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Allora ragazzi, sono qui oggi a fare un video, sempre sembro Dio ovviamente, ora non sembro più Dio. Sono qui a fare un video che solitamente non faccio perché non sono il genere di persona che amplifica, diciamo così, le guerre, le war, i flame, tutto ciò che produce, diciamo, discussione su YouTube. Perché? Beh, spesso preferisco tenermi le cose per me e non entrare in queste faccende, diciamo altrui, perché sono altrui. Ho seguito spesso molte war su YouTube, ho parlato di queste cose magari sulla pagina di Facebook per cercare di avere una vostra impressione, ma di questa storia probabilmente dei miei iscritti in pochissimi la sanno. E voglio sapere le vostre impressioni, voglio cercare di mettere un po' in ordine le cose, per quello che ne so io ovviamente, non so tutto quello che sta succedendo. Però è della prima impressione che mi sono fatto, vorrei parlarne con voi e sapere le vostre idee. Precisamente il 31 agosto 2015 è uscita una cover della canzone che avete sentito nell'intro, ovvero Linon, una canzone che ci ha rotto i coglioni durante quest'estate praticamente, e che ormai facciamo veramente fatica a sentire perché. Work is fair God, we need someone to live. Vabbè, allora, il 31 agosto è uscita una cover di un gruppo musicisti, di ragazzi che fanno cover, i My Dreams. I My Dreams, se voi cercate su YouTube My Dreams, Linon, uscirà assolutamente la canzone. A oggi ha 100.000 visualizzazioni, parecchi pollici in su, quasi 6-7.000, e parecchi anche pollici in giù per la media, perché sono 2.000. Questa canzone l'ho trovata su Facebook perché in molti si sono lamentati di una cosa, ovvero qual è questa cosa? Quindi cerchiamo di andare nel concreto. Sotto al video di questa canzone, di questi ragazzi, c'è praticamente l'80% di YouTube Italia sotto che commenta? Probabilmente sì, andate a controllare, vedrete con i vostri occhi. Ci sono più o meno buona parte degli youtuber più famosi. C'è parte di Malagodo, De Carli, c'è anche FaVJ, ragazzi, che commentano positivamente il video e la canzone. Allora, sotto questo video diciamo che ci sono due commenti. I big youtuber come De Carli, FaVJ e buona parte di Malagodo, che appunto commenta positivamente il video in questione, il video musicale in questione. Mentre c'è un'altra parte che afferma la falsità di tutti questi commenti. Per esempio, tu vai a commentare: bellissimo video, ragazzi, siete fantastici. Arrivo io che dico: minchia, sei falso, fratello. Questo è un commento. Quello che stai scrivendo è un commento falso e da ipocrita. Perché tu sei stato pagato per fare questo commento. Quindi la questione qui è: c'è molta gente che sostiene che determinati YouTuber siano andati sotto questo video pagati per pubblicizzare questa cover band. Credo di essermi spiegato abbastanza bene, come se io venissi pagato, io big YouTuber, venissi pagato per andare sotto al video di questi ragazzi e commentare, dicendo ovviamente, facendo comunque un commento positivo, per pubblicizzare questi ragazzi che probabilmente sono nel mio stesso giro di, non lo so, rappresentanti o robe del genere. Ora, questa è l'idea generale. Ci possono essere tantissime idee da farsi. Io questi ragazzi, i My Dreams, li conoscevo perché oltre al canale Vevo hanno anche un altro canale YouTube dove fanno video, se non sbaglio video challenge, più o meno stile Crookids, perché ci dovrebbero conoscere questi ragazzi. E so di per certo che determinati grandi YouTuber conoscono questa cover band personalmente, perché magari si sono viste alle fiere o cose così. E quindi sorge veramente un dubbio. Allora, il dubbio che sorge è: veramente, se i commenti favorevoli sono spontanei, proprio perché si è amici al di fuori di YouTube, proprio perché vi siete conosciuti al di fuori di YouTube, perché vi sentite praticamente ogni giorno, bisogna vedere se questi commenti sono spontanei. Però la cosa che sorge, non dico che voi siate stati pagati per commentare il tal video, semplicemente è molto strano in così poco tempo. Veramente tanti youtuber italiani siano finiti sotto questo video. Cioè, ragazzi, è davanti agli occhi di tutti, è una cosa oggettiva. È strano il fatto che così tanti youtuber che magari addirittura non rispondono ai commenti sotto i propri video di qualcuno che magari dice: oggi è il mio compleanno, salutami, fammi gli auguri, e vadano sotto al video di questi ragazzi commentando tipo
bellissimo e basta, ok? È molto strano, questi grandi youtubers siano stati pagati per forza, ma probabilmente qualcosa dietro c'è. Cosa potrebbe esserci anche? Il fatto che questi ragazzi My Dreams, conoscendo questi grandi youtuber, gli abbiano chiesto espressamente. Tu dici, ci potrebbe stare, perché alla fine, cioè, sei un mio amico, dammi una mano a far conoscere il mio lavoro. Questa cosa ci potrebbe stare, secondo me, se non ci fosse dietro anche Vevo, questa grande compagnia che prende tutti, diciamo, i cantanti emergenti e quelli più famosi sotto la propria ala protettiva. Quindi ragazzi, siamo in questa situazione che non si sa bene quello che è accaduto, se i commenti positivi sono veramente venuti dal cuore oppure c'è dietro una sorta di marketing. È questo il dubbio che mi sto ponendo. Non dico assolutamente che i grandi youtubers siano stati pagati, perché, cioè ragazzi, veramente pagare qualcuno per fare un commento deve essere veramente devastante. Cioè, se siamo arrivati a questi livelli, ragazzi, è una cosa veramente molto molto brutta, secondo me. Ci sta la pubblicità per i ragazzi, ci potrebbe stare. In ogni caso, analizzando il video, lo stile, diciamo, un po' punk rock che ci potrebbe stare per mixare la canzone. Però in realtà, per quanto mi riguarda, per quanto anche ne posso capire, ragazzi, veramente non sono qui a giudicare. Secondo me sto giudicando una cosa oggettiva. Il video di per sé non è un granché, assolutamente. Più che il video, anche le loro voci in realtà non mi sono piaciute molto. In generale la canzone non è male, come è stata mixata non è male, perché ci poteva stare, ma si poteva fare qualcosa di meglio. E proprio per questo magari i commenti positivi mi fanno storcere un po' il naso, perché a prima impressione la canzone e tutto il lavoro generale non mi sembra un granché. È vero, sono ragazzi giovani, è vero, sono alle prime armi e ci potrebbe stare. Poi certo, hanno questo stile molto molto giovane, diciamo, butterei l'emo un po' lì, perché magari ci sono veramente molti stili di qua di là, però i soliti piastrati con i capelli davanti agli occhi. Siamo a questo punto, ragazzi, siamo arrivati veramente a questo punto, siamo arrivati che stiamo discutendo veramente se determinate persone siano state pagate per fare commenti, per pubblicizzare qualcosa che avviene su YouTube. Io non la voglio pensare così, ragazzi. Io voglio pensare che tutti questi grandi youtubers conoscano personalmente i ragazzi e abbiano voluto lasciare un commento positivo perché gli andava. Per il resto, se voi siete di un'altra idea, ragazzi, scrivetemelo sotto nei commenti. Come avete visto, è stato un video veramente molto tranquillo. Non sono qui per aumentare la guerra, per aumentare flames. Vorrei solo sapere la vostra impressione. Cerco di pensare positivo, perché solo il pensiero del fatto che persone vengano pagate per commentare non mi piace. E spero anche che magari la faccenda sia che i My Dreams, questi ragazzi, abbiano chiesto a questi grandi youtubers di commentare per cercare di fargli un po' di pubblicità. Questo l'accetto. Sinceramente questo l'accetto. Comunque, signori, sotto nei commenti voglio la vostra impressione. Voglio sapere cosa ne pensate di questa war. Come detto, non voglio aumentare le polemiche, semplicemente sapere una vostra impressione dell'accaduto, perché sono veramente in confusione e voglio, magari se voi sapete di più ditemelo, voglio sapere qualcosa di più. Comunque ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Faccio un piccolo ruttino così per l'emozione. Noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, iscrivetevi. Alla prossima, ciao a tutti ragazzi.